Buongiorno, ciao a tutti. Oggi in questa lezione proviamo a rispondere alla domanda ogni quanto tempo. Quindi vedremo le parole che ci servono per rispondere a questa domanda. E le parole sono sempre, spesso, qualche volta, raramente, mai. Leggiamo insieme queste frasi in cui troviamo proprio queste parole. Paolo guarda sempre la TV, va spesso in bicicletta, qualche volta va al bar a bere un caffè, raramente mangia il gelato. Non va mai in discoteca a ballare. Bene, allora queste parole tutte colorate e vediamo anche i colori, così facciamo un ripasso. Il rosso, il verde, l'azzurro, il viola e un altro tipo di rosso. Queste parole colorate si chiamano avverbi. E servono proprio per dire ogni quanto tempo fai qualche cosa. Sempre guarda sempre la TV, va spesso, qualche volta al bar, raramente, quindi quasi mai mangia il gelato e non va mai in discoteca a ballare. Attenzione, quando si usa il mai, bisogna sempre, si deve sempre mettere il non davanti al verbo. Vediamo alcuni esempi. Io non bevo mai il latte. Maria non mangia mai la carne rossa. Luigi non prende mai l'aereo. In queste tre frasi abbiamo sempre usato il mai. E che cosa abbiamo anche scritto? Il non davanti al verbo. Bevo il verbo, il non prima del verbo. Mangia il verbo e mettiamo non davanti. Non mangia mai. Prende il verbo. Quindi mettiamo il non prende mai l'aereo. Quindi attenti, non mai, il verbo in mezzo. Ora, qui avete la tabella delle azioni, cioè delle cose che fa Paolo durante la settimana. Qui avete tutti i giorni, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica, quindi la settimana, e avete dei disegni. Qui c'è un gelato, le tazzine del caffè, la TV, qua non c'è nulla, e qui ci sono le biciclette. Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo scrivere qui gli avverbi che abbiamo visto prima. Sempre, mai, qualche volta, spesso. Allora, vedete che qua c'è già scritto il mai e se vado a rileggere le frasi della storia di Paolo, vedo che Paolo non va mai in discoteca a ballare e quindi durante la settimana non c'è mai la discoteca perché lui non va mai. Poi c'è, vedete, la TV tutti i giorni. Quindi quando Paolo guarda la TV? Sempre, tutti i giorni. Quando mangia il gelato? Una volta sola. Quindi raramente. Provate a scrivere quale parole. Qua avete solo due tazzini, quindi non va spesso Paolo a bere caffè al bar. Mentre va di più in bicicletta. Quindi provate a scrivere
le parole, gli avverbi in questa colonna. Un altro esercizio che vi lascio. Adesso prova a raccontare o a scrivere che cosa fai nel tuo tempo libero e con quale frequenza. Per esempio, puoi raccontare quante volte guardi la TV, quante volte ascolti la musica, quante volte telefono agli amici. Ecco, durante la settimana prova a scrivere alcune azioni, sempre usando le parole che abbiamo visto oggi. Sempre, spesso, qualche volta, raramente, mai. Bene, con questo vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo presto. Ciao!